Durante lo scalo a Tripoli è il Ghibli a darci il benvenuto in Africa. In attesa di sdoganare le moto, visitiamo Douala circondati da Banskin, tassisti su due ruote da 100 franchi ogni 3 km. Raggiungiamo poi Kribi, località turistica e importante porto di pescatori. Kribi è famosa per i gamberones, gustosi gamberoni di fiume da cui deriva il nome Camerun. A bordo di una piroga risaliamo il fiume Lobe per raggiungere un villaggio abitato da pigmei, dove siamo accolti con balli e musica locale. Lo stesso Lobe ci regala una splendida cascata, terminando poi la sua corsa nelle acque dell'Atlantico. E mentre la popolazione lava i panni lungo le sue sponde, noi approfittiamo delle vicine bancarelle per qualche souvenir. Nel frattempo, a Douala, si sbrigano le ultime pratiche doganali per aprire i container e dare inizio alla missione di Moto for Peace, Africa nel cuore. Le ruote scorrono finalmente libere nel silenzio della foresta pluviale, lasciando Douala nello specchietto. Più avanti ci aspettano i bambini di Kentaya, centro di accoglienza per orfani. Eccitati dal nostro arrivo, li facciamo salire sulle moto e subito ci ricambiano con sorrisi innocenti che scaldano davvero il cuore. Poi è la volta di Baku e allora tutti in divisa per incontrare il re e le autorità locali. Restiamo ad ascoltare la dura realtà di questo villaggio di montagna, mentre fuori dall'edificio qualcuno nota la BMW di Roberto e gli propone lo scambio con la sua gloriosa Nanfang. Facciamo il cambio? Di nuovo in strada, circondati dai polverosi ciclomotori di piccola cilindrata che animano le strade africane. Un'ultima occhiata alla mappa e tra qualche chilometro abbandoneremo l'asfalto per confrontarci con le incognite delle piste camerunesi. Cioè, gli abitanti del villaggio e la polizia ci fermavano dicendo: guardate, non andate avanti perché questa strada è impraticabile. Stremati, raggiungiamo finalmente Tibati e dopo 10 ore di piste che sembravano interminabili è difficile dimenticare le buche e il Toulé Ondulé nascosti sotto il Fesh Fesh, la polvere africana, fine come borotalco, che è il peggior fondo che si possa incontrare quando si hanno le moto cariche e i pneumatici stradali. Lungo la strada non sono mancati alcuni imprevisti, come la rottura della pompa della benzina sull'Africa Twin, sostituita tempestivamente grazie al supporto telefonico del meccanico italiano e alla bravura di Roberto, un rider di vera esperienza. Tornati in sella, il viaggio continua, verso la Nigeria.